La rassegna stampa è offerta da venerdì 1 luglio, buongiorno a tutti, ben ritrovati con la rassegna stampa di Lecce News 24. Apriamo con il Corriere della Sera, tre aliquote fiscali, ecco la riforma, scaglioni IRPEF al 20, 30 e 40%, rinviati, tagli ai costi della politica, occhiello, manovra da 47 miliardi per il 2011-2014, tassate le superauto, sconti agli imprenditori sotto i 35 anni. Lo sport Wimbledon, il ritorno di Maria Sharapova, 7 anni dopo, qui la vediamo ritratta in foto. Sulla destra si interrompe la trattativa tra Santoro e la Sette, l'annunziata intanto lascia la Rai, il conduttore accusa, dietro c'è il conflitto di interessi. Taglio basso a Napoli, il capo della mobile aiutava i clan, indagato per favoreggiamento della camorra, scatta il divieto di dimora. L'inchiesta, le relazioni pericolose tra calcio e malavita ed infine Vaticano, Medici e Soros, il piano per il San Raffaele, scelta l'offerta per il salvataggio. Passiamo ora al quotidiano romano Il Messaggero, manovra, via libera del governo, sottotitolo riforma del fisco in 3 anni, tutte le misure degli statali alla sanità. Berlusconi ringrazia Tremonti e apre all'opposizione, no di PD e Casini, ci sarà la fiducia. Emergenza, sì al decreto, la Lega vota contro. Poi pestaggio a Roma, violenza ultra, i picchiatori della Brigata Monti, uno fa il saluto romano su Facebook. Il caso Napoli favorì il boss indagato, super poliziotto. Sulla sinistra in basso, se Amanda fosse innocente, Perugia, la ragazza per la prima volta mi credono. Vasco, non ti puoi dimettere, tema musicale, l'appello di Verdone al rocker stasera all'Olimpico. Quotidiano torinese La Stampa, Marchionne i contratti, l'accordo non basta, altri passi o dovremo uscire da Confindustria, lettera la Marcegaglia che replica, Fiat chieda una legge. Fisco, riforma in 3 anni, ok alla manovra da 47 miliardi, ci sarà la fiducia, protestano gli enti locali per i tagli, tariffe, rincaro, gas e luce. Intanto in Francia, proteste contro i raid in Libia ed è stato aggredito Sarkozy, preso per il bavero e strattonato tra la folla da un impiegato che ha beffato la scorta. Qui vediamo una sequenza che mostra l'aggressione di cui è stato vittima proprio il presidente francese. Taglio basso a Napoli, indagato capo della mobile, favorì i clan, annunziata lascia Rai 3, Santoro no alla 7, molestava Lucia Lavia, aver cacciato. Proseguiamo ora con la pagina locale, con la Gazzetta del Mezzogiorno. Una 41enne finisce nei guai a maglie con un'indagine dei carabinieri perché risultava cerca totale ma solo per l'Inps, perché poi è stata tradita dai videogames. Sulla destra, a rischio 300 formatori, il PDL attacca la giunta, Regione Puglia al centro dell'attenzione ai problemi del lavoro. Tema nazionale, economia, manovra contro i finti malati, sia la riforma fiscale all'operazione da 47 miliardi in 4 anni, stretta sulle assenze degli statali, subito visita fiscale. Giustizia inglese, restivo, ergastolo, il giudice uccise Iter ed Elisa, sentenza durissima per il potentino. Da oggi intanto nuovi aumenti, estate di rincari, volano carburanti, luce e gas e l'inflazione rialza la testa, più 2,7%. Spostiamoci a Napoli, il capo della mobile indagato per camorra, numerosi sequestri e anche un ristorante di Cannavaro. A Taranto gratta e vince 5 milioni di euro, infine politica internazionale a Bruxelles sull'acqua pubblica, l'Europa sta con Vendola. Corriere del Mezzogiorno, dalla Tremiti casa mia, isole violate per qualche goccia di petrolio, il concerto con Renato Zero e Gigi D'Alessio contro le trivelle nell'Adriatico. Nell'Eccese, donna di maglia denunciata per truffa, falsa cieca, giocava al videopoker. Intanto in via Libertini, WC pubblici gestiti da privati, ieri c'è stata l'inaugurazione. 5 milioni al gratta e vinci, uno sconosciuto tarantino ha comprato un biglietto da 20 euro, risultato poi vincente. La Gazzetta di Lecce, cieca totale ma ci vedeva, maglia, la passione per il gioco tradisce una donna di 41 anni, scoperta a sfidare i videogames, riconosciuta invalida totale nel 2008 ad oggi ha percepito dall'Inps circa 48.000 euro. Poi a Giorgi Lorio la comunità si è stretta attorno ad Angelica Bolognese, la mamma bambina e la sua famiglia, non c'è perdono senza giustizia, un anno dalla tragedia ha inaugurato il parco giochi in memoria del piccolo Stefano. Qui vediamo
in foto Angelica che si appoggia al suo padre. Cosimo intrepido era detenuto a Teramo, Trepuzzino si impicca in carcere. Poi tre flash per concludere: Lecce, Tondo eletto presidente dell'ASI e l'addio ad Adriana Poli. Turismo, il trasporto pubblico è ormai fuori controllo. Calciomercato, il Lecce chiude per Rosati, incassati 2,9 milioni di euro dal Napoli. Nuovo quotidiano di Puglia, sezione Lecce, cieca per l'INPS, giocava ai videopoker, scoperto un altro caso di falsa invalidità. La donna di maglia ha già intascato 48.000 euro di pensione. Al centro la busta paga dei politici, pubblicati i compensi in provincia, dirigenti comunali, un clamoroso errore a copertino. Controlli in centro, fermato anche il postino, torna il vigile, risorge l'isola comunale, i controlli davanti a Santa Croce ieri mattina. Rimanendo sempre in prima pagina, il calcio, Rosati al Napoli per 3 milioni di euro, a Lecce 9 anni stupendi, dichiara il portiere ex ormai giallorosso. Pagine interne, a Lecce beffata la legge, bloccato l'inganno, nei prossimi giorni un incontro per tutelare tutta l'area che ospita Santa Croce. L'isola pedonale nel tratto compreso tra Piazzetta Riccardi e via Umberto I è tornato all'ordine grazie ai vigili. Intanto sbarca in città il pony in bici per le consegne a domicilio, presentato ieri Lecce Urban Express, un nuovo servizio già in voga nelle metropoli. Falsi invalidi, cieca ma solo per l'INPS, incastrata nella sala giochi, nei guai una 41enne di maglia, in quattro anni ha intascato 48.000 euro. La reazione, lasciateci in pace, mia sorella mai denunciata, la famiglia fa quadrato intorno alla donna, il fratello al citofono, non sbattete il mostro in prima pagina. Criminalità, sono stati trovati dietro la saracinesca della vecchia Lecce tre proiettili, il titolo infatti ancora tre proiettili per un ristoratore, Bascià, tutto continua come prima. Guardia di finanza, 2 chili di eroina arrestato. Vasil Telo è colui che teneva la droga. Inaugurazione, prego, il bagno è servito. La struttura di via Libertini pensata come un punto di accoglienza. In basso il memorial, lacrime per il piccolo Stefano. Commozione alla cerimonia in ricordo del bambino ucciso un anno fa dal padre. La politica nomina, Perrone fa il colpaccio, eletto a maggioranza, astenuto il Partito Democratico, il braccio destro della Poli, Angelo Tondo. ASI, tutto da copione, Tondo presidente, così recita il titolo. Italia Wave, polemica sui fondi, botta risposta fra il patron Mauro Valenti e la provincia, la vicepresidente manca, tagli dolorosi ma necessari. A Trepuzzi, in carcere per rapina, si impicca in cella, Cosimo Intrepido, 31 anni, si è tolto la vita a Teramo, dove era recluso, la famiglia chiede che si apra un'inchiesta. Concludiamo come sempre con lo sport, il titolo principale è questo, Lecce, l'addio di Rosati, vado in Champions, nel Salento ho vissuto 9 anni stupendi, esclusiva Puggioni, sarei molto felice di venire nel Salento, il portiere della Regina è uno degli obiettivi di mercato dei dirigenti del club giallorosso, estremo difensore è stato ceduto a titolo definitivo al Napoli per 3 milioni di euro, il DS Osti dice però non ho incontrato il Parma per Mesba. E anche per oggi il nostro appuntamento con la rassegna termina qui. Noi vi diamo appuntamento a breve con il telegiornale. Arrivederci. La rassegna stampa è stata offerta da